Nel 2015 Papa Francesco ci ha fatto dono della enciclica Laudato Si. Nell'arcidiocesi di Ancona Osimo, nell'anno 2019-2020, abbiamo celebrato un anno francescano e abbiamo ripreso l'enciclica, leggendola, approfondendola e vedendo cosa può dire alla nostra Chiesa locale. Per l'occasione ho scritto una lettera pastorale perché Francesco d'Assisi e la Laudato Si ci spingono su due grandi direttrici, l'ecologia ambientale e l'ecologia umana. Francesco d'Assisi si converte, giunge nelle Marche e nel 1210 arriva da Fabriano a Stafolo. Vediamo in questo breve documentario cosa succede lì. Il tema dell'acqua, un tema così importante che abbiamo approfondito. Proseguendo verso Ancona, passò per Stafolo, oggi famosa per il vino verdicchio. Scendendo verso il fiume Musone, insieme a frate Egidio, dalla parte del colle che dà verso Cingoli, nella contrada delle Crocette, i due frati sentirono forte il desiderio di dissetarsi. Trovarono una fonte. Pregarono il Signore per il dono di sorella acqua e scaturì una fonte prodigiosa. Nel 1244 Crescenzo d'Ajesi, ministro provinciale delle Marche e poi generale dell'ordine francescano, vi fece apporre una lapide che diceva: «Questa acqua fece scaturire la preghiera di San Francesco orante insieme frate Egidio nell'anno del Signore 1210». Laudato si mi Signore, per sora nostra Madre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti, con coloriti flori et erba. Laudato si mi Signore, per soracqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Papa Francesco, nella enciclica Laudato Si, ci ricorda: «Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell'uso irresponsabile e dell'abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. Dimentichiamo che noi stessi siamo terra. Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta. La sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora. La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare. L'umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune». L'anno francescano che abbiamo celebrato nell'arcidiocesi di Ancona Osimo ha visto tanti eventi, ma un grande convegno celebrato all'interno dell'Università Politecnica delle Marche è stato quello di prendersi cura dell'acqua. L'acqua è la vita. E senza l'acqua non c'è vita. Ma oggi sorella acqua protesta nei nostri confronti perché l'abbiamo inquinata. Non posso dimenticare quando ho avuto un incontro con Papa Francesco e quando gli ho detto: «Sono l'arcivescovo di Ancona», mi ha detto subito: «Prendetevi cura del mare». Il 18 di gennaio del 2020 Papa Francesco ha incontrato i pescatori di San Benedetto del Tronto. Ecco le parole che ha detto in quell'occasione ai pescatori. «Lungo la costa delle Marche, voi uscite con il buono e il cattivo tempo per prendere dal mare il necessario per vivere, con tanta passione, tanti sacrifici e anche qualche pericolo. E i vostri cari condividono le difficoltà e la precarietà che questo vostro genere di vita comporta. Voi siete una categoria significativa nella vita sociale del vostro territorio.
Da parte mia voglio esprimervi un particolare apprezzamento per l'attività di bonifica dei fondali marini che avete intrapreso con l'adesione di altre realtà associative e la collaborazione delle autorità competenti. Questa iniziativa è molto importante, sia per la grande quantità di rifiuti, specialmente di plastica, che avete recuperato, sia, e direi soprattutto, perché essa può diventare e sta già diventando un modello ripetibile in altre zone dell'Italia e all'estero. L'operazione a pesca di plastica che avete effettuato in forma volontaria è un esempio di come la società civile locale può e deve contribuire ad affrontare questioni di portata globale senza nulla togliere, anzi stimolando la responsabilità delle istituzioni. E vedo che la cosa va avanti, perché dicevo al vostro vescovo che l'altra volta che è venuto il gruppo mi parlavano di 6 tonnellate di plastica, adesso di 24 tonnellate, e si va avanti così. Le parole di Papa Francesco sono parole di incoraggiamento, anche di incitamento a recuperare la salute del mare liberandolo dalla plastica. Ad Ancona nell'anno francescano la banchina numero 1 è stata dedicata a San Francesco, perché San Francesco da qui è partito per l'Oriente e in quell'anno ho benedetto una imbarcazione, si chiama il Pelican, che viene proprio dai cantieri navali di Ancona. E questo battello cosa fa? È fatto in una forma che prende tutti i rifiuti che galleggiano e che sono visibili e li toglie, mare pulito. Una iniziativa interessante, una missione per il mare. Ma torniamo al mare di Ancona, che Francesco ha visto quando doveva imbarcarsi per l'Oriente e ha visto questo mare che si congiungeva al cielo, dentro aveva il desiderio di portare il Vangelo, è partito per dialogare e ha incontrato il sultano Al-Malik Al-Kamil. Due religioni diverse, culture diverse, è possibile allora dialogare. Dialogare non significa fare un duello, ma significa fare un duetto. Ognuno rimane con le sue idee, ognuno rimane sulle sue posizioni, ma è possibile dialogare e cercare la via della pace. Era il 13° anno dalla conversione di Francesco, quando nel 1219 si recò ad Ancona, la bella città dorica, la porta d'Oriente per le sue origini greche, per imbarcarsi insieme a 12 confratelli dall'antico porto vicino all'Arco di Traiano per recarsi in Siria. Nella città diede il via alla fondazione di un convento nel Colle a Stagno, in un luogo denominato poi San Francesco ad Alto. Secondo la tradizione, Francesco sarebbe partito dal porto di Ancona il 24 giugno 1219. Era in corso la Quinta Crociata e c'era il divieto del Papa di recarsi in Terra Santa. Giunto a San Giovanni d'Acri, oggi Acco, proseguì per Damietta, in Egitto, sede principale e simbolo di potere musulmano, dove incontrò il sultano Al-Malik Al-Kamil. Francesco portò con sé Frate Illuminato. Camminò disarmato e con la fiducia in Dio per annunciare il Vangelo al sultano. Nell'incontro avvenuto, cosa si siano detti e in che lingua, rimarrà sempre un mistero. Certo, il sultano ricevette Francesco con benevolenza. Ne ammise l'ardore e l'autenticità della vocazione quando l'Assisiate gli propose la celebre Ordalia del Fuoco, come Giotto ha dipinto negli affreschi di Assisi. Di che parlarono? Certamente di Dio, del Dio onnipotente degli ebrei, dei cristiani e dei musulmani. Nell'incontro lo stile di Francesco è stato sempre quello di non attaccare nessuno, non polemizzare, ma restare umili e riservati testimoniando Gesù Cristo. Essere in ogni situazione portatori di pace con la logica del Vangelo. Dalla leggenda dei tre compagni leggiamo che San Francesco ha detto: «La pace che annunziate con la bocca,
abbiatela ancor più copiosa nei vostri cuori. Non provocate nessuno all'ira o allo scandalo, ma tutti siano attirati alla pace, alla bontà, alla concordia della vostra mitezza. È proprio la Laudato Si che ci spinge a prenderci cura degli altri, a dialogare e a camminare sulla via della pace. Vediamo in questa clip quello che è successo quando Papa Francesco si è recato ad Abu Dhabi. 8 secoli dopo, Papa Francesco si è recato ad Abu Dhabi, dove ha incontrato l'imam Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb, firmando il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza civile. Con animo riconoscente al Signore, nell'ottavo centenario dell'incontro tra San Francesco di Assisi e il sultano Al-Malik Al-Kamil, ho accolto l'opportunità di venire qui come credente assetato di pace, come fratello che cerca la pace con i fratelli. Volere la pace, promuovere la pace, essere strumenti di pace, siamo qui per questo. Il logo di questo viaggio raffigura una colomba con un ramoscello di olivo. È un'immagine che richiama il racconto del diluvio primordiale, presente in diverse tradizioni religiose. Secondo il racconto biblico, per preservare l'umanità dalla distruzione, Dio chiede a Noè di entrare nell'arca con la sua famiglia. Anche noi, oggi, nel nome di Dio, per salvaguardare la pace, abbiamo bisogno di entrare insieme, come in un'unica famiglia, in un'arca che possa solcare i mari in tempesta del mondo, l'arca della fratellanza. Francesco d'Assisi ritorna dall'Oriente ad Ancona, fonda un convento, ma quando ritorna dice ai frati come devono andare in missione a predicare il Vangelo. Senza liti e senza contese. Nasce la via dell'incontro, la via del dialogo, la via della pace. La Laudato Si che Papa Francesco ci ha donato è un documento prezioso. Lo dobbiamo riprendere continuamente in mano insieme alla Fratelli Tutti perché ci dà un binario, l'ecologia ambientale, prenderci cura del creato, perché il creato ci è stato donato per custodirlo e per coltivarlo, per farne uso e non un abuso. E l'altra direttrice è l'ecologia umana, vedere in ogni essere umano un nostro simile, un nostro fratello, dialogare e prenderci cura gli uni degli altri. Se questa ecologia la sappiamo tenere insieme, questa terra sarà più bella e avrà un futuro e l'umanità vivrà un vero umanesimo. Grazie a Papa Francesco per la Laudato Si'.